proposito di cena, a me è venuto anche un po' di fame? Sì, avrei voglia di pizza. Hai voglia di pizza? Sì. Non so, era così Lucrezia, per dire. Sai fare la pizza? Non hai mai provato a fare la pizza? Silvia Sarapio, come diavolo ti chiami? Sai fare la pizza? Sì, io so cucinare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, quindi è una donna da sposare. Sì. Donna da sposare che non ha fidanzato? No. Non è fidanzato, è un ingegnere, mi sembra. Sei ingegnere? Più o meno. Oltre che, più o meno cosa vuol dire? Architetto, geometra, cioè... Non dire architetto che... No, perché nelle note tue mi dicevano che sei ingegnere, è vero? O è lei che sì, si è però non ho cioè nel senso non ho l'esame di Stato, per cui... Però hai la laurea in ingegneria. Sì, quella ce l'ho. Beh, forse è meglio che non... È costata un po', però... Ah, ok. Sei andata in Albania anche tu a prenderla. Ecco il gol. Beh, l'avevamo visto questo. Bello, sì. Ah, no, non l'avevamo visto. No, perché no? Era bloccato. Era bloccato, eccetera. Cristina, secondo me, sul cucinare... Sai fare la pizza? La pizza no, ma molti dolci. Molti dolci sì. La pizza no. Anna, sai fare la pizza? L'ho fatta l'altro giorno. L'ha fatta l'altro giorno. Quindi se Anna sa fare la pizza, Luca non gliene frega niente di saperla fare perché gliela fa Anna. No, perché l'ho fatta io la No, non è vero. Ecco. Allora, il primo litigio dopo... Questa è la quarta partecipazione o terza vostra. Il primo litigio tra questa Luca, bella coppia. Secondo me, è preoccupato da prima dal quello che ha detto Gemma, quindi sta ancora rimuginando su... Cosa ha detto Gemma? Che non lo guarda più con lo sguardo intenso. Vedi che tu sei attenta, lui ormai è vecchio, cioè veramente, ma vecchio dentro intenso. Allora, da quest'anno una volta al mese c'è una nuova rubrichetta, così ci insegnano a fare la pizza, ovvero sia la pizza del mese dei nostri amici dal Buon Gustaio di Azzano Sanstino e Fiume Veneto. Con noi c'è Alberto Caramutta, che è il titolare, oltre a essere anche un grandissimo pizzaiolo e cuoco. Io sai cosa faccio? Me ne vado ad Azzano. Va bene. Vado al Buon Gustaio, adesso ti faccio porta vedere. Porta qualcosa però. Porto sulla pizza ovviamente. Sì. Ci vediamo subito. Quindi? Metti a posto? Sì. Sistemo, preparo per aprire. Per aprire. Siamo al Buon Gustaio, in questo caso nella sede di Azzano Decimo. Siamo con Alberto, sì, che è il titolare, nonché un nostro grande amico da sempre, esatto, con noi, con l'altra domenica, per presentarvi la pizza del mese. Sì, questo mese faremo una pizza un po' particolare, adesso vedrete gli ingredienti. Esatto, anche perché a me piace farmi la pizza a casa, solo che io faccio veramente delle pizze. Sì. Nel senso delle pizze, delle schifezze, no? Dunque, pizza del mese, di cosa si tratta questo mese di settembre, ricordiamolo? Sì, allora, questo mese è una pizza bianca, sì, con mozzarella, del gorgonzola, un po' piccantino, e poi a fine cottura ci vanno degli ingredienti particolari che dopo vedremo. Benissimo, allora intanto vediamo la preparazione della pizza di un professionista. Come dicevo, io me le faccio a casa, ma vengono delle pizze. Questa è una pizza bianca, però io sai cosa mi succede? A me piace tanto il pomodoro, però quando metto il pomodoro poi la pasta viene una porcheria sotto, quindi bisogna mettere poco pomodoro per la pizza con il pomodoro. Sì, poco pomodoro, e soprattutto che sia un buon pomodoro, che non ci sia tanta acqua dentro, perché altrimenti viene una porcheria. Sì, esatto. E la mozzarella è la stessa cosa poi, no? Sì. Perché anche la mozzarella da fuori l'acqua, quindi... Esatto, deve essere una mozzarella per pizza, sì, e sarebbe indicata la mozzarella proprio, sì, quella che vendono per pizza, sì. Benissimo, allora abbiamo messo la mozzarella, prossimo ingrediente. Eccolo dietro, gorgonzola, eccoci qua. Gorgonzola, quindi per gli amanti del pizza e ai formaggi questa. Sì, è come dicevo un po' particolare, non è una pizza che sicuramente piace a tutti, perché incontra dei gusti salati con dei gusti dolci, però è una buona pizza. Quindi mozzarella gorgonzola, prossimo ingrediente, lo vediamo subito. Basta? Non c'è, adesso mettiamo in forno e cuociamo la pizza. Ok, intanto così, e poi vedremo la sorpresa più tardi, via. Ok, sforrata la pizza, che ripetiamo, siamo partiti dalla base della pizza bianca con la mozzarella e gorgonzola. Esatto, sì. Adesso gli ingredienti segreti. Gli ingredienti segreti, sì. Che è una salsa di pere e zenzero, sì, che ha un gusto un po' dolce, ma allo stesso tempo un po' salato. E poi lo saliamo un po' con grasso di aceto balsamico. Bene, vediamo come fai, così anche gli amici a casa possono imparare. Vediamo, vedete?
divertente, non ho mai a parte che ci hanno detto, no? In Friuli, quel formaggio che ci va, la marmellata. Esatto, sì, proprio per quello. Sì, che ci va, ci sono degli abbinamenti di formaggio con delle marmellate o delle salse tipo queste, che non sono proprio delle vere marmellate. E con dei formaggi vanno abbinati con dei formaggi particolari. Quindi, come vedete, proprio delle gocce, no? Sì. Vai là sulla pizza. Adesso il tocco del maestro, voglio proprio vedere adesso, con questa è aceto balsamico in glassa, vero? Sì. Ecco. La pizza sembra un dolce. No, non è proprio un dolce. È dolce e salato. Dolce e salato, sì. Questa pizza si chiama un nome? No, pizza del mese. Pizza del mese. Ogni mese facciamo una pizza particolare per far assaggiare i clienti, certo, i gusti particolari del mese. Ricerche, diciamo, gastronomiche e culinarie anche sulla pizza. Esatto, sì. Ricordiamo allora Buon Gustaio ad Azzano Decimo, a Fiume Veneto e a Sanstino di Divenza, e prossimamente tante novità anche. Sì. Me l'ha appena detto là fuori. Ci vediamo il mese prossimo con Alberto qui al Buon Gustaio. Ciao a tutti, a dopo. È cattiveria però per me farmi vedere pizza, i pasticcini, cioè pizza, io... insomma, sì. È una pizza particolare, una pizza del mese, la pizza è esce... marinara e margherita, appunto. Vabbè, questa è uscita un po' dagli schemi, no? Sì. Voglio dire, sì, è una cosa particolare che potete provare a fare a casa, ovviamente nessuno vi dirà mai come fa l'impasto della pizza, perché quello è il segreto, mi diceva, dei pizzaioli. Io gli ho detto, ma perché non ci spieghi anche come si fa l'impasto, la pasta? No, quello è un segreto. E io lo saprò invece, comunque, perché c'è il nostro Enrico che è da 2 anni che me la smena, che lui fa le pizze a casa, e 2 anni che gli chiedo fammela assaggiare, che a me, come l'avvocato, io e lui siamo anime gemelli, e l'avvocato ci piace il sole, ci piace la pizza quella semplice, no? Ecco, basilare, ma Enrico non la porta mai, cioè si fa a desiderare, però adesso mi faccio spiegare anche il segreto dell'impasto. Dell'impasto. E non te lo dico. Un attimo, perché Venezia è la doppia col draw.